Buonasera, sono il presidente del Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Caltanissetta. Se mi rivolgo ai telespettatori di Caltanissetta Live per sottoporre il problema che sta deteriorando l'economia nella città, cioè continue chiusure, problemi di viabilità e lavori sempre molto discutibili. Consideriamo che circa 10 giorni vi avevamo invitato a vedere i lavori che sono stati realizzati in questo punto. Adesso i lavori sono stati, il cantiere è stato riproposto 3 metri più in là, forse anche meno di 3 metri, con un aggravio sicuramente di spesa e con un danno economico per tutti i commercianti che vanno dai negozi che esistono su Corso Vittorio Emanuele, sino ad arrivare alla Badia, sino ad arrivare a Santa Lucia. Questa è una problematica che avevamo già posto tante volte, realizzando anche delle manifestazioni. E faccio presente che a queste manifestazioni aveva partecipato anche lo stesso sindaco Ruvo, lo stesso sindaco Gambino, che allora era un candidato. Queste problematiche le avevamo poste per risolverle in maniera definitiva, quindi un unico cantiere, ma ancora più importante è fare presente al sindaco che noi avevamo sollevato dei dubbi sulla regolarità dei lavori su questo tratto di strada che è Corso Vittorio Emanuele. Ricordiamo che siamo stati chiusi in maniera spropositata per 11 mesi per realizzare 230 metri di strada. Questa strada che cede continuamente e che lungo questa traiettoria già presenta notevoli problemi. Quindi chiedevamo all'ufficio tecnico di Caltanissetta e all'assessore delle spiegazioni. Spiegazioni che come puntualmente non sono mai arrivate. Quindi chiediamo ancora una volta all'assessore Frangiamore e al sindaco di darci delle spiegazioni, perché non ci si può nascondere o trincerare dietro il palazzo del comune e non dare delle risposte. Sappiamo soltanto che ogni volta che solleviamo un problema vengono agitate calderoni dove mettono un po' di tutto, grandi progetti, sfarzosi, però nella realtà Questo corso ha subito la chiusura di 180 negozi nell'arco di pochi anni, 180 negozi più 5 istituti di credito. E io mi rivolgo soprattutto ai cittadini chiedendo: ma voi pensate che 180 negozi possano chiudere perché erano tutti incompetenti? 180 negozi lo dobbiamo moltiplicare almeno per 4, perché almeno in ogni attività sono almeno 4 le persone che vi lavorano, di cui 3 lavorano fattivamente più un commercialista. E voi pensate che tutti questi negozi erano gestiti da persone incompetenti? Ancora una volta quindi chiediamo le spiegazione all'ufficio tecnico e all'assessore Frangiamore e al sindaco Gambino su questi lavori, perché noi non possiamo sopportare più continue chiusure. Molte attività sono ormai lavorano con ogni impiegato lavora con un ritmo di circa 15 ore settimanali, cioè sono ridotte all'osso. Quindi chiediamo delle spiegazioni. Altra cosa fondamentale che vogliamo sottolineare, vogliamo portare all'attenzione dei nostri concittadini è l'illuminazione di questa piazza principale. Io li ho contati e su 70 punti luce ne funzionavano sino all'altro giorno 4/3, adesso siamo arrivati a 2, quindi dei 4 lampioni solo 2 ne funzionano, a parte che la fontana è bloccata. Quindi noi chiediamo ancora una volta al sindaco chiediamo di prendersi le responsabilità. Aveva nell'ultimo incontro che avevamo fatto in prefettura si era preso l'impegno di verificare l'impianto di illuminazione che esiste sia su Corso Vittorio Emanuele sia su Piazza Garibaldi. Anche le due facciate imponenti che abbiamo sulla piazza principale sono al buio ormai da 2 anni. Questo faretto che illumina la nostra chiesa
praticamente è già stato murato da ormai 2 anni e mezzo. Abbiamo anche le prove con la fotografia di allora. E ricordo che il sindaco Gambino aveva partecipato alla manifestazione nel dicembre del 2018 proprio per il problema dell'illuminazione, ma questa piazza è al buio ormai da 2 anni e il Covid, come sappiamo, non c'entra nulla con questo.